all'epoca antica sulle coste salentine le torri di avvistamento servivano ad accorgersi dell'arrivo dei turchi dal mare. Oggi il nemico è cambiato, le vedette salgono sulle torri di avvistamento per individuare i focolai d'incendio, come succede a Santa Cesaria. Ci andiamo adesso con Marcello Favale. Buongiorno da Portomigiano nel Salento, riparliamo dal mare di Santa Cesaria Terme, siamo in pieno parco, il parco che è stato creato da Otranto fino a Santa Maria di Leuca, e il primo obiettivo del parco quest'anno è stato quello di realizzare praticamente un sistema di avvistamento antincendi, perché la prima cosa che si voleva fare era difendere il parco. Allora, ingegner Panico, lei è il presidente dell'ente parco, questo servizio che avete organizzato e che sta per chiudere in questi giorni è servito proprio a questo, avete ridotto del 50% gli incendi. Esattamente, complessivamente un obiettivo sperato, il raggiungimento del 50% di abbattimento negli eventi incendiari sono stati veramente un grande traguardo per questa sinergia che ha portato il progetto a prendere forma, a prendere vita. A partire dalla costituzione dell'ente parco, che risale brevemente, cioè risale a gennaio del 2009, quindi di recentissima istituzione e di nomina. Ci siamo posti, il primo obiettivo era quello di salvaguardare, tutelare la biodiversità che in questa zona, come si può notare, come si può vedere, è veramente significativa. Il parco regionale che si estende da Otranto a Santa Maria di Leuca ha un'ampiezza di 3.200 ettari, lungo 52 chilometri e coinvolge 12 comuni e naturalmente l'amministrazione provinciale di Lecce. In esso sono conservati resti di boschi e foreste che caratterizzavano la preistoria salentina. Realizzato con il contributo della Fondazione per il Sud, ha impegnato giovani volontari avvistatori che hanno vigilato dalle torrette su tutto il parco. Questa è la Torre di Sant'Emiliano. Una volta le torri si realizzavano per l'avvistamento contro i turchi che arrivavano dal mare. Adesso le torri vengono realizzate per Avvista Parco, che è questo programma di salvaguardia dagli incendi, l'avete realizzato voi della UISP, Gianfranco Galluccio. Che cosa avete fatto? Come ha funzionato? Che cosa avete realizzato? Sì, questo è un progetto realizzato in principal modo dalla UISP, però c'è un fatto molto importante, aver messo in sinergia tutta una serie di associazioni, la protezione civile, la Proloto, la cooperativa, quindi abbiamo messo 5 torrette che hanno avuto una funzione importante per quest'estate. In effetti abbiamo avuto un buon avvistamento degli incendi e quindi è stato abbastanza positivo. Adesso per quello dell'avvistamento ci sono stati circa 50 volontari, però partirà adesso nei prossimi giorni in tutte le scuole elementari e medie del parco Otranto Santa Maria di Leuca, un discorso all'interno delle scuole con la sensibilizzazione all'uso in particolare del parco, delle attività sportive che possiamo fare in campo ambientale con le scuole. Un bene assolutamente da salvaguardare questo parco Otranto Santa Maria di Leuca, uno dei più belli della regione, quindi un'iniziativa che va incoraggiata anche per gli anni futuri. Lì nello studio.